Il premio ricevuto a Bologna il 13 di dicembre da funzionari del Ministero dell'Ambiente, dal dottor Musumeci per il compostaggio di comunità mi ha fatto molto piacere. Siamo stati il primo comune a mettere in atto il compostaggio di comunità e anche l'unico comune. Sia questo premio, sia le giuste critiche che abbiamo ricevuto durante l'estate, che riceviamo ancora adesso, ci inducono a fare meglio. Paghiamo lo scotto appunto di essere il primo comune, ci sono tante cose da migliorare che stiamo migliorando e che stiamo provvedendo anche a migliorare per fare un'estate diversa con meno fatica per i nostri cittadini, visto che però il compostaggio di comunità è una pratica particolarmente giusta, perché è favorevole all'ambiente, quindi ai nostri figli e ai nostri nipoti, perché permette di portare meno rifiuti in discarica o nei forni inceneritori e soprattutto fa riflettere sui tanti sprechi che abbiamo anche in una società come la nostra, che viene da una società di contadini, quindi di persone che un tempo sapevano risparmiare e che oggi invece siamo come tutti consumisti. È bella anche l'idea di utilizzare per incentivare ad esempio il compostaggio domestico, utilizzare anche le galline. Abbiamo già trovato un produttore che ci regalerà queste galline da dare alle famiglie che sposeranno il compostaggio domestico e quindi permetteranno di ridurre i rifiuti, che è un obiettivo di questo comune. Quindi miglioreremo tutte le compostiere, il modo di gestire le compostiere, e già anche durante l'inverno metteremo delle compostiere invernali per evitare alle nostre persone anziane di fare dei tratti di strada con il ghiaccio o con il brutto tempo.